cucina vegetariana, se mangiata ogni tanto, può far bene, può anche creare nuove relazioni. Uno può a casa propria invitare un hindu e quel giorno può anche cucinare cibo vegetariano. Non è detto che debba sempre cucinare vegetariano. Ho detto anche, e ho preso spunto da un mio insegnante, il professor Ferrini, un grande studioso di psicologia orientale, il quale dice che ciò che non si ama si perde, perché poi le cose fatte con superficialità portano a dei risultati instabili. Ecco che a volte io, quando ripenso a dei pecorini che mangiavo anni fa, insomma, un po' l'acquolina in bocca ancora mi viene. Gli altri rispondono come vogliono rispondere, ci sono dei vegetariani che si offendono, io non ho bisogno di essere offeso da altri vegetariani. Buonasera, chef Germi di Soia, buonasera, grande cuoco, anche guru del vivere in armonia con la natura. Sì, buonasera chef, la vedo nervoso, guarda, la vedo... Guardi, lasci stare che oggi non rispondo di me. Ah, mi spiace, cosa succede? No, perché pensano di farmi fesso. Ma chi? No. M'hanno trovato pane integrale per i loro denti. Integrale, ma con chi ce l'ha, scusi, no, solo per... Le patate, con chi se no? Che ne so io? Sono entrate in sciopero. Le patate, ma è possibile? Ah sì, è possibile, guardi qui. Cos'è? Hanno fatto pure un comunicato congiunto dei sindacati. Ma cosa sta dicendo? La CGIL patata, la Fionfritti, no. E più arrabbiati di tutto il COBAS dei tuberi. Guarda, io glielo chiedo per capire, ma mi sento un folle, ma che cosa rivendicano le patate? Si lamentano perché nei nostri ristoranti abbiamo cambiato politiche sul lavoro delle patate, abbiamo introdotto il Jobs Pat. Il Jobs Pat? Sì, sì, col Jobs Pat ogni patata ha un suo diverso contratto personalizzato. Ma non credo. Invece i sindacati vogliono un contratto unico. Ma per le patate? Dicono che una patata che si fa lessare ha gli stessi diritti di una che si fa friggere, si o una che diventa purè. Ma insomma... Siamo matti? Ma insomma, è un po' sì, eh. Ah, ecco. No. Vede anche lei che mi dà ragione. No, no, io dicevo proprio... Il problema... No, no, no. Sì. È che la patata, sì, se si arrabbia, rilascia il patatonio 19. Oh, ma cos'è il patatonio? Una cucina dalla pericolosità micidiale. Il patatonio 19, ma non credo che esista. Beh, guardi, si figuri che a Chernobyl non si è rotto un reattore nucleare. Ah no? È stata una fuga di patatonio 19. No, no, guardi, io non penso proprio. No, 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 ma no. Allora... La prego, dai, tra l'altro... Le racconto questa. Sì. Una mia amica voleva farsi delle patate al forno, ma loro non volevano essere sbucciate. Ma com'è possibile che le patate non vogliano... Gliel'hanno detto con le buone. Niente. Ma come gliel'hanno detto? Poi, cattive, le ancora niente. Allora hanno fatto una riunione. Addirittura. Hanno votato e poi hanno rilasciato il patatonio. Capito. Scusi, no, curiosità, ma alla sua amica cos'è successo? Guardi, è tra il pubblico, gliela faccio vedere. Ah, davvero? Ecco, vediamola. Vedi come può vedere. Oh, mamma mia, pensi poverina. Che non può nemmeno lavorare al circo, ma vero, no. Letizia? Ma poverina. No, perché io ho partita IVA e lì vogliono solo co. Ecco, poverina. Poverina, se volete aiutarla, stiamo raccogliendo dei fondi, potete ricevere le informazioni scrivendo al nostro indirizzo mail. Ecco, diamolo. info@semino.it. Non è semino, guarda, si dice chiocciola, chiocciolina. No, per carità, noi abbiamo bandito lo sfruttamento animale anche dalla tecnologia. Pensi, ma cosa sta dicendo? Che al posto del mouse noi abbiamo un sedano. Ah sì, e funziona? No. Ah, ecco, no. Infatti, stiamo proprio scrivendo ancora a macchina. Sì. Scusi, cosa sta mangiando? È daikon. Daikon. Serve per tirarmi un po' su, di morale, ma andiamo avanti con la ricetta. No, e da qua sembrava provolone. No. A vederlo così... No, è proprio un daikon fermentato. Ah, va bene. Pressato, cotto fino a diventare pseudo provolone. Ah, è pseudo, no? Perché il mio amico indù dice che in India non usano altro. Ah, no. Pensi che il Taj Mahal è tutto costruito con daikon fermentato. Tutto. Ah. Infatti hanno il problema dei turisti che addentano i muri. Sì, guardi, non credo. Mi mangio ancora un pezzettino del mio indù. Intanto, che lo chiama, mangio un altro pezzo di daikone. Sì, però ecco, possiamo andare avanti. Ha ragione.
non distraiamoci, ecco. E passiamo al piatto di oggi, che è una torta. Oh, che bello, sì. Viene dalla nostra pasticceria vegana. Sì. Un nuovo business, si chiama il Sa Torte de Carton. Ah, beh, certo, la torta, certo. Sì, sì. Con ogni torta diamo in omaggio anche un set di candeline di cera. Ah, che bella questa cosa, bello. Vanno alla grande. Immagino, sì, sì. Anche perché la gente spesso mangia solo quelle e dà fuoco alla torta. Ecco. No, tra l'altro, sa cos'è? Io per esempio adoro i dolci, eh. Io i dolci proprio li adoro, solo che il problema dei dolci è che fanno un po' ingrassare. I vostri forse, perché contengono grassi animali. Certo, beh, i nostri invece hanno zero carboidrati, zero grassi, zero ossidanti e tanta, tanta stevia. Cos'è la stevia? Cos'è? È un'erba che fa benissimo. Infatti rilascia la brisca bagnona. Oh, cos'è la brisca bagnona? Sì, è una proteina che fa benissimo alla salute. Tipo? Pensi che un solo grammo di brisca bagnona ristabilisce perfettamente l'equilibrio peso-altezza. Ah, che bello. Si figuri, io avevo questo amico che pesava 350 kg. Urca, ed è dimagrito? No, no, però adesso è alto 6,20 m, è un figurino. Ah, ho capito, le ha... Però ecco, no, se vuole farci vedere la torta, no, no, perché il tempo stringe, se... Sì. La prego di calmarsi. No, no, mi calmo. Perché la fretta è nemica in cucina. Lo so, lo Anzi, so, direi so. Che per sedare gli animi potremmo farci un bel bicchiere. Ah, cosa fa? Ma cosa fa? Ma beve vino? No, no. Come no? Ho visto c'è la bottiglia no, lì. No, 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 no. Ah. Questo è sciroppo di Ribes. Sicuro, no? Perché sembra vino... No, no. No, no. Lamponi e bacche di goji. Ah, lo fanno a Montepulciano, dove la tradizione degli sciroppi è famosa in tutto il mondo. No, guardi che... Scusi, ma Montepulciano è più famoso per il vino rosso, se proprio... Una volta forse, ma adesso vabbè. Saranno almeno 10 anni che la cultura ayurvedica ha preso il sopravvento a Montepulciano. Sì. E lo sciroppo lo si abbina benissimo a questo. Vabbè, ma cosa... Vabbè, ma quello è salame. No, non lo nomini neanche per scherzo. Come no? E guardi... Solo evocare il nome è provato scientificamente che la forza di gravità perde la sua potenza e ci schiacciamo tutti dal terreno. Ma solo Stacchiamo. Perché ho detto salame? Sì, no... Oh. Guardi, mi sto alzando. No, cosa fa? Scherzo, bisogna dirlo 3 volte. Ah, ma non è vero, comunque quello lì sembra comunque, tanto questo salame. Non è un affettato? No, no, perché sembra... È farro? Ma è sicuro? Sì. No, perché anche il colore, sa, sembra proprio salame. Sembra... No. Ah. È farro mischiato? Ah, sì. Il colore lo dà la rapa rossa? Ah, ho capito, no, perché sembra... No. Ne assaggio un'altra fetta? Sì, senta. Va bene. Adoro la rapa. Rapa, certo, rapa. Senta, invece parliamo di questa torta, no, veramente, perché... Eccola qui. Oh. Già pronta. Che è bella. Una torta di pseudo santo simil honoré, confezione di bignella parente crema. Ah, sarà buonissima, immagino. Tutti gli elementi di questa torta sono fatti di tempè. Tempè, col tempè ci si fa tutto. Sì, sì. Pensi che quando i nostri figli chiedono come nascono i bambini, sì. Noi vegani rispondiamo li porta al tempè. Vabbè, che questo forse è un po' esagerato, però ci sta. Sì. Col tempè ci si fa anche questo. Vabbè, ma dai, no, vabbè, quello è prosciutto. No, quello è prosciutto. Ci è cascato, vero? Ma no. No. Perché? No. Ma cosa fa? Continua a mangiare. È prosciutto quello. No. Come questo no? È un finto parmigiano. Ma non è. Vabbè, sembra uguale, eh? No, questo. Sì. Un patti. Sì, vabbè, ma. Sullo sciroppo di Ribes di Montepulciano è perfetto. Ma mi sa che. Vabbè, guarda. Un po' di questo. Quasi. Che è un seitan arrovellato. Divento vegano anch'io perché sembrano davvero succulenti quei prodotti. Tra l'altro, sembrano uguali. Buonasera, signor Germile Soia. Ma state sempre a mangià. Va bene, com'è sto San Daniele? È buono, eh? Il salame di cinghiale? Ma una favola, eh? Ma chi è? Comunque, ecco il solito ordine. Ma allora, sono 6 caciotte, 2 bufale, 3 zamponi, cotechini come se piovessero lì conto manco. Oh, no, vabbè, ma... 2 prosciutti, 2,5 kg di ciccioli. No, ma chef, dica qualcosa. C'è stato un malinteso. Infatti, ma grosso. I chili di ciccioli erano 3. No! Andrea Zalone! Nazareno Patruno!